Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Guardate qui, eh? Amore, ma non si dorme sul cuscino. Amore. Ho iniziato questo video con il filtro di Snapchat che è troppo troppo carino, quello là, quel brillantino, mi piaceva troppo. Ieri sono andata a mare, nonostante dalla mia abbronzatura non si direbbe, perché comunque sapete che uso sempre sempre la protezione, soprattutto sul viso, molto alta, e poi mi alzo quel coso sul lettino, insomma, perché nel viso non voglio che si facciano rughe, macchie, eccetera. Comunque i capelli non mi dispiacciono, perché praticamente, vabbè, sono in pigiama, senza trucco, sono un cesso, non ci fate caso. Però volevo dire sta cosa: mi sono svegliata e tenevo sti capelli tutti mossi, così naturali, e praticamente mi sono ricordata che ieri ero talmente distrutta e stanca, perché il mare veramente stanca tantissimo, che non li ho asciugati, non ce la potevo fare, troppo caldo, non li ho asciugati col phon. E praticamente ho fatto lo shampoo, mi sono messa a PC a montare il video che è andato online oggi, che è cosa ho in bocca, la challenge che ho fatto, troppo troppo bella e divertente, andatelo a vedere, veramente fantastico. Ci penso, rido ancora. E quindi praticamente dopo tipo un paio d'ore che ero a PC, i capelli erano tutti asciugati, però ho fatto caso, poi li ho legati, vabbè. Stamattina mi sono svegliata con questi capelli, con questi mossi, con questi ricci, comunque abbastanza. I miei capelli, sapete, sono crispi, però comunque non sono venuti proprio male, e forse sono venuti meglio adesso che quando li sistemo, li asciugo col phon. Perché comunque sono venuti mossi così, un po' sì, un po' selvaggi, però sono carini. Insomma, mi piacciono i capelli mossi d'estate, cioè non capisco come fanno quelle ragazze, ecco, proprio modalità selvaggia, ad usare la piastra, il ferro, ma lasciateli liberi, ondulati così, effetto mare, effetto. Oh, mi scoccio di asciugarmi i capelli! Siamo tutte solidali, perché se usciamo di casa tutte così, ragazze, con i capelli tutti spettinati, guardate qua, dietro sono ancora più carini, dietro sono proprio belli ricci 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 carini. Se usciamo tutte così, vi dicevo, diventa la normalità. Se invece io esco così, no? E poi per strada ci sono quelle fighe che si sono fatte tutti i capelli bellissimi, quell'onda appena uscite dal parrucchiere, a volte se fanno anche loro che sono bravissime, allora io automaticamente divento un cesso. Quindi ragazze, portate avanti la mia causa, tutte con i capelli spazi. Yeah. Ti piaccio? Non mi hai fatto questi capelli? Ma pare più selvaggia, più leonessa. Oddio, Gomorra inside. Sto bevendo la mia acqua col limone perché ieri ho mangiato tantissimo. Mi voglio purificare. Sapete che la bevo sempre ogni mattina appena mi sveglio. Se avete visto il video, l'ultimo video sul mio secondo canale che ho caricato, la mia colazione preferita, lì vi ho parlato anche di questa cosa, questo rimedio naturale. Quindi andatelo a vedere. La colazione che farò oggi è praticamente la stessa che sto facendo da alcuni giorni e che vi ho fatto vedere in quel video. La mia nuova bimba, eccola qua. Praticamente mi sto trovando da Dio con questa nuova scopa elettrica, è veramente fantastica. Ho preso anche questo qua, che è tipo un montalatte che fa il cappuccino come abba. Eccolo qua, il montalatte, e che veramente mi sono trovata benissimo con questo sito www.qualescegliere.it, che è praticamente un sito che ha tutti i prodotti divisi per categorie, tantissimi prodotti per elettrodomestici, piccola infanzia, veramente di tutto. Ed è bello perché là praticamente puoi vedere foto e video dei prodotti, quindi per fare acquisti, diciamo, buoni, insomma, per non avere delle fregature, perché sapete che a volte magari non vedi bene le caratteristiche del prodotto e puoi spendere soldi e sprecare tempo inutilmente, perché puoi mandare indietro queste robe che io odio. Invece qua mi sono trovata benissimo, devo dire, una delle prime volte che praticamente prendo qualcosa ed è fedele alle foto e alle video che sono sul sito, ed è tutto corrispondente alle caratteristiche. Ho fatto degli acquisti veramente
veramente ottimi. Ho preso, oltre alla scopa elettrica e il montalatte che sta qua, ho preso anche questo. Ho preso anche questo qua, che ancora non ho aperto e sono curiosissima di aprire, che è un ferro da stiro di ultima generazione, veramente uno dei migliori che esiste. Ferro da stiro, eccolo qua, sembra una navicella spaziale, è bellissimo. Devo dire che questo qua ancora non l'ho mai usato, però è già bellissimo e fighissimo a vederlo così. Guardate, tutto bianco, ovviamente scopa elettrica bianca, solo il montalatte non c'era bianco, tutto bianco che è abbinato al mio arredo, super shabby chic secondo i miei gusti, lo sapete. E questo praticamente è un ferro da stiro proprio di ultima generazione. Le donne casalinghe che vedranno il mio video sicuramente se ne innamoreranno, perché comunque è pazzesco, con questo filo anche grigio e bianco. Che vuoi tu, amore? Chi c'è, amore mio? Amore mio? Comunque vi consiglio questo sito e vi lascio il link nel box informazione per se volete andare a guardarlo. Questa piccolina ieri ha imparato a nuotare, è vero? Cioè praticamente senza che io la mantenessi le nuotava, troppo bello. Ho pubblicato lo snap su Snapchat e ieri stavo anche facendo un mezzo vlog che poi alla fine ho deciso di saltare, perché praticamente era incompleto, la videocamera si è scaricata, un casino. Però vi metto adesso le immagini, che praticamente lei nuotava bellissima nel mare, bellissima, bellissima, bellissima. Andiamo a fare il bagnetto, già inizio a nuotare anche fuori. Andiamo, lascia, lascia, vieni, 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 brava. E poi siamo stati tutto il giorno al mare e poi la sera sono andata a casa dei miei e mio padre ha fatto la sua pizza magnifica, che almeno una volta a settimana, lo sapete, non può mancare, e è stato bellissimo. Cenetta con pizza fatta in casa, buonissima, come nel video che vi facciamo su YouTube, troppo buona. Stanno a 500.000 gradi in questa casa. Comunque ci stiamo approcciando a registrare un video, io e Max, con tante tante cose, guardate quante cose. Sono tutti i nostri nuovi acquisti, tanti tanti tanti. Max invece ha tolto tutte le cose dalle buste, vero? Già, e... non l'ho messo. E il video lui e lei, amore, sì, lui e lei, lui e lei, amore, aspetta, vai, porta mamma, porta mamma, porta, non riesce a prendere, dai, non ci riesco, dai, vai a prendere, vai, porta mamma, brava, brava. E tutti i miei calzini che si ruba, deve giocare con i miei calzini, beh? La pallina, la pallina, vai! Brava! Portala qua, brava! Missione IKEA, oggi stiamo andando da IKEA. Sono qua in macchina con l'aria condizionata perché fa caldissimo, veramente sto morendo. Non fate caso alle mie unghie perché ho fatto tipo un disastro, unghie di un colore, di un altro, vabbè, non ci fate caso. Comunque sto qua con la mia mamma, ciao mamma, saluta, ciao. Comunque stiamo andando da IKEA io e mia mamma, perché praticamente Max mi ha abbandonato, ha detto che lui non ne vuole sapere nulla. Praticamente devo andare a comprare finalmente i mobili per farmi sta benedetta cabina armadio, perché credetemi, c'ho praticamente l'armadio che sembra che è scoppiata una bomba e, e quindi è arrivato il momento di, non è che ci investono, ma è arrivato il momento di sistemare tutto. Quindi praticamente io ho fatto questo ricatto, ho ricattato Max, ho detto: allora, se tu non mi accompagni, però mi metterai tu a posto i panni nell'armadio, capito? Ah, che ho fatto, sono furba, ho detto: metti tutti i panni a posto, tutti le scarpe, tutto tutto tu, e io vado a comprare i mobili con mamma, perché lui ha detto: ti prego, IKEA la odio, perché lui odia IKEA, andare da IKEA si scuccia. E poi ha detto: tua mamma ti aiuta meglio a decidere le cose, per me tanto sono tutti uguali, non capisco. Questo è vero, però
maschi sono un po' per queste cose della casa e dei vestiti, secondo me sono un po' inutili, secondo me, quindi ho detto vabbè, stati a casa. Comunque, volevo dire sta cosa, perché in uno degli ultimi vlog mi avete detto, in tante mi avete detto, cosa hai fatto alle labbra? Io non ho fatto nulla, cosa hai fatto? Le labbra rifatte, cosa hai fatto? Le siringhine, non lo so, certe cose assurde, non ho fatto nulla, perfettamente nulla di nulla. L'unica cosa che sto mettendo molto rossetti nude, a me piacciono tantissimo, perché ho notato che, questa è una cosa che mi dice anche mia sorella che ha le labbra piccoline, che lei infatti mette sempre rossetti nude perché sembrano più carnose le labbra rispetto tipo ai rossetti rossi, scuri, fucsia, eccetera, che sì, sono belli, però le labbra come se si assottigliassero ancora di più. Quindi praticamente, guardate, cioè sembrano più grandi. Diciamo, sì, perché sto mettendo un rossetto, sto facendo questa cosa, rossetto nude su tutte le labbra e una matita di un tono leggerissimamente più scuro al contorno labbra, però vedete, senza fare quelle cafonate proprio marrone, no, leggerissimamente, e viene questo effetto, anzi anche una punta di lucida labbra al centro, che dà questo effetto labbra rimpolpate naturalmente, quindi senza chirurgia. E anche perché le labbra, insomma, per me, a me servono per mangiare, le voglio libere da qualsiasi cosa. Ci siamo perse, praticamente abbiamo messo il navigatore, perché noi siamo capaci di perdersi anche per andare da IKEA. Evviva! Ma sono una cella, che c'entra la cella? Mica hai preso per il gruppo ne vanno, dopo dovevi uscire a volo. Ma non giusto, né il gruppo ne vanno né il volo, ma si cancò. Nonostante il traffico più intenso del solito. Oddio! Bisogna arrivare a destinazione entro le 11. Ma sono una cella, che c'entra la cella? Mica hai preso per il gruppo ne vanno, dopo dovevi uscire a volo. Dopo dovevi uscire a volo. E non ci stava né il gruppo ne vanno. Hanno tolto le uscite, mia mamma. E forse ci pigliate prima. E forse è sbagliato, ma forse non lo so. Forse sbagliato sicuramente. Ma... ci vuole di un quarto d'ora per arrivare, state sì. Ma metti il navigatore sul cellulare, sì. Prima. Sì. Infatti abbiamo appena messo il navigatore, perché sennò arrivavamo non so dove. Stai incazzando. Dice io ho passata la miglia. Dici, ma dici. Ho detto che non ho trovato né il cartello casa nuova né il grumone vanno. E io vado per un'altra strada. Ha detto che per colpa tua ha sbagliato strada, mamma. Ma non mandare il suo destra. Comunque siamo arrivati da IKEA, stanno tipo 500.000 miliardi di gradi e ci sono anche saldi, leggete, happy, non vedo, cioè veramente no, non vedo l'ora di comprarmi la roba, di avere un armadio degno di essere chiamato armadio e non una centrale nucleare. Troppo bello questo angolino, io proprio così voglio fare la TV. TV a parete bianca. E questo coi fiori, bellissimo. Sì, se ti stai zitta, ecco là sono io. Guarda questo specchio com'è carino. Cioè io parlo da sola, non c'è nessuno, guardate. Mamma, vieni qua. Guarda com'è bello. Ti piace? No. Tante chiede, cioè, comunque sta poltroncina me la compro, è troppo carina. Andiamo? Stanno pure gli sconti, che bello! Ora, siamo fatte fare il progetto, però non so sinceramente che abbiamo combinato, cosa succederà. Abbiamo un po' arrangiato, perché comunque non c'è, c'entrava. Che me ne faccio? Lo sgabuzzino. Che me ne faccio, ma adesso? Metti tutta la roba. No, ma dimmi. No, ti ricordo che la roba non ce l'ha. La roba abbottonata. Ragazzi, ditemi la verità. Pure le vostre mamme vi incazzano sempre. Mia mamma mi fa un sacco di cazziate. Oh, ce la faccio più, mamma. Com'è carino, mamma. 10 euro. E che ce l'hanno fa? Lo devi mettere là fuori, che tiene tutta quella roba tutta ammontonata. La roba là fuori. E prendilo, dai, fai la foto. Adesso la parte più bella, io adoro qua. Ho già preso questo qua. Guarda, aspetta mamma, fammi vedere. Ho preso questo pupazzettino a pupi, a porcellino. È troppo carino. Guardate che belle le forme per fare calippi. Guardate che figata.
Mia mamma mi ha abbandonata. Ho comprato la poltrona, sto andando a prendere il carrello. Comunque voglio far vedere il mio carrello, la quantità abnorme di robe che ho comprato. Ho speso tipo 3.000 euro di stronzate. Vabbè, in più ai mobili che ho comprato. Mettete un like, mettete tanti like se volete il video, dove in diretta vi faccio vedere, che faccio vedere tutte queste cose a Max e tutte le parolacce che mi dirà lui, le cose che ho comprato inutili. Se volete il video dei miei acquisti Ikea, tanti like e ve lo faccio. Comunque c'ho un calo di zuccheri, c'ho fame, c'ho sete, devo mangiare. Oh, e quante cose ha comprato mammino. E guarda qua che cosa c'ho. Guarda che bello. E come si chiama? Non mi viene il nome. No, il maialino. Il maialino. Guarda come lo vuole. Ti piace a mamma? Sì. Sì, è mio. Solo questo, le altre cose poi dobbiamo fare il video. Lo vuoi? Guarda come lo vuole. Peppa Pig. Oink, oink. Lo vuoi? Ci piace, hai visto? Vieni. Non ci piace. Sì, è bello. Che tieni? Fammi vedere che cosa ti è successo. Ma non piano, mi fa male. Ma com'è che è tutta gonfia? Pure il dito. Fammi vedere. Oh, guarda com'è gonfio. Pure la mano. Ma che può essere? Guarda, è gonfissima questa qua. Chissà cosa ti sta succedendo. Secondo me hai avuto una puntura. Fammi vedere. Gonfio, un ditone. Ho rovinato tutta la mia tavola in shabby chic. Guarda che bello che ti ho preparato. Che bel piatto, tutto colorato. Guarda com'è bello. Cioè praticamente ho messo 3.000 tipi di fagiolini, insalata, lucoletta e frisella con pomodorini. Buonissimo. Questo è il contornino. Guarda che bello, siamo qua. E poi ti ho fatto il pollo. Sì, sì, il pollo questo qua che ho registrato anche il video, infatti lo vedrete sul mio secondo canale, è buonissimo il pollo questo che avevo fatto vedere nel video, cosa mangio in una settimana. Wow, che bella tavola shabby chic, qua tutto questo bello, tutto colorato, con tutti i semi e semini che sono buonissimi, praticamente sono questi qua. Li adoro follemente, sono un mix di frutta secca eccetera, e il pollo di questo qua tra qualche giorno sul mio secondo canale vedete il video. Buon appetito amore.